Stiamo a vedere cosa succederà, cosa verrà fuori da questo incontro di AN, da questo, diciamo, questa riunione ai vertici della componente Alleanza Nazionale all'interno del Popolo della Libertà. Fini mi sembra in stragrande maggioranza. C'è la Russa, o meglio la Rissa, che ha raccolto 18 firme, lui dice che sta nel partito e non si capisce però a questo punto che cosa intenda, se per partito intende il Popolo delle Libertà o se per partito intende AN. Ma visto che non mi sembra che Fini lo consideri tra all'interno di una continuità politica di un moderno centrodestra democratico, credo che allora lui intenda dire per partito, intenda dire appunto il partito preso, cioè quello quello di Berlusconi, insomma, a cui piace fare tanto la guardia del corpo e intervenire con violenza nei confronti dei vari giornalisti scomodi al Premier o su comando del Premier come un fedele cane da guardia. E quindi credo che ne vedremo delle belle. Ora, io non lo so cosa succederà. Posso ipotizzare questo e lo faccio molto a priori perché la riunione è ancora in corso. Ma se Fini rientra, certo che chiede un prezzo politico per evitare. Bisogna vedere quanto Berlusconi vuole le elezioni anticipate, bisogna vedere quanto le vuole la Lega. La Lega dalle elezioni nazionali non ha mai avuto granché da guadagnarci. E poi in questo momento qui ha raggiunto secondo me, il suo massimo, il suo apice storico di consensi e comincia a scricchiolare soprattutto all'interno di tutta una serie di realtà regionali dove per esempio già il discorso della pillola non è passato, è dovuta tornare indietro a seguito proprio delle pressioni popolari, in particolare dell'elettorato femminile. E quindi non so fino a che punto la Lega voglia le elezioni. Berlusconi non le vuole perché è in calo di consensi, è in calo, ha una leadership sotto i tacchi, sta emergendo il cialtrone politico che è e non è certo ricandidabile all'interno di una nuova coalizione. Se Fini rimane, che cosa succede? C'è un rimpasto? Andrà a casa Berlusconi, c'è un governo Fini? Però al tempo stesso non funzionerebbe comunque, io credo, perché dovrebbero cedere, anche la Lega dovrebbe cedere sul senso delle riforme e del federalismo, del suo federalismo fiscale, che è in realtà un secessionismo mascherato. Fini è noto nazionalista, quindi non è conciliabile, non sono conciliabili le riforme della Lega con quelle di Alleanza Nazionale, per cui o cede la Lega o cede Fini. Se cede la Lega in pieno consenso come è, ci fa una figura di barbina e perderà consensi perché a quel punto chi l'ha votata vuole lo zoccolo duro, vuole il celodurismo e in quel caso avrebbe il celomorbidismo, insomma, perché non passerebbero le proposte della Lega o verrebbero annacquate, perderebbero di significato. Allora, se non è così, vuol dire che dovrebbe rinunciare Fini. E a questo punto, se Fini rinuncia, non solo perderebbe questo ruolo, questo carisma vero politico all'interno del centrodestra, questa credibilità e questa affidabilità in cui molti poteri forti stanno appunto, a cui molti poteri forti stanno guardando con molto interesse. E quindi l'ipotesi che potrebbe esserci davvero una rottura o che comunque un segnale forte potrebbe venire da questo incontro è tutt'altro che irreale, è tutt'altro che campata in aria, potrebbe essere vera e potrebbe essere l'inizio della fine
di un processo politico e l'inizio della costruzione di una destra democratica, costituzionale, antifascista, con cui si possa dialogare, ci si possa anche scontrare, ma ci si possa confrontare anche nel merito delle cose concrete, delle proposte e di riforme vere da fare in modo condiviso. Ecco, in questo caso potrebbe essere il momento politico, simbolico, significativo questo. Stiamo a vedere. Io penso che potrebbe veramente essere una svolta storica.